Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato un bel po' di missioni secondarie e ci eravamo anche potenziati discretamente, avevamo preso un bel po' di esperienza, avevamo anche affrontato una delle missioni secondarie più tristi di sempre, quella del povero Moki, che se volete vedere appunto che fine ha fatto, andate a vedere lo scorso episodio, ne vale assolutamente la pena. Ora però dobbiamo andare avanti con la trama. Qui, Motai sostiene che ci sia un antico tempio nascosto nel Bosco Silente, questo magari lo faremo un'altra volta. Grom dice che la sua casa Avita si tro... la sua casa Avi... Avita? Non so cosa voglia dire sinceramente la parola Avita o Avita. Si trova a est, al di là del pericoloso Bosco Silente. Sì, perché noi ora dobbiamo iniziare ad andare verso l'ultimo fuoco fatuo. Qui, sotto le sabbie mobili. Un fuoco fatuo è stato perso sotto le mulinanti tempeste di sabbia dei deserti ventosi. Trovalo per ridare il battito vitale alla terra. E noi andremo. Qui, se vi ricordate, ci eravamo arrivati con Q. Ora però possiamo andare con Ori tranquillamente. Possiamo magari andare di qua per vedere cosa c'è. Ci sono delle zanzare. Ma quella esplodeva, avete visto? C'era una zanzara che è esplosa. E qui sopra quindi cosa ci può essere? Vediamo, eh. Volendo si potrebbe andare dall'altra parte, però non so se ci si può arrivare da qua, quindi noi andiamocene. Andiamo da questa parte e proseguiamo. Oltre a questo punto, se vi ricordate, non eravamo mai andati. Perché è qui che Stridula ci ha attaccati. Esattamente qui. E guardate anche là nello sfondo, iniziano a vedersi delle sabbie. Una tempesta di sabbia. I deserti ventosi. Qui si può fare forse qualcosa? Sì. Ricordo bene qui cosa c'è. A parte tu. Esattamente. Se non ricordo male, qui. Vediamo un po', è qui sotto. O forse mi sto confondendo. No, ok, qui era dove Ori ha perso dove aveva perso Q. Quindi noi proseguiamo. Qui è dove l'aveva ritrovata, se vi ricordate. E qui possiamo salire di nuovo. Allora, quei nemici ci conviene ucciderli con l'arco. Quei nemici che scoppiano. Qui siamo arrivati al tempio del combattimento. A questo punto direi di farlo. Facciamo il tempio del combattimento. Usiamo il martello. E andiamo. Aia, m'ha preso. Dovevo evitare meglio lì. Un Gorlek. Aia, che botta. Grande, hai colpito il Gorlek. Vai, spara, che uccido lui così. Aia. Va bene, mi ha colpito comunque, non si sa come. Becca. Bravo. Curiamoci, prima che arrivino gli altri nemici. Bisogna stare attenti con questi, eh. Ottimo. Con loro mi rimetto il martello. Allora, il ragno deve sicuramente scomparire subito. Via pure te. Boom! Bene. Al primo colpo. E abbiamo un altro slot frammento. Vediamo cosa possiamo metterci. Ci potremmo mettere spina oppure anche precisione. Questo è interessante,
o anche raccolta di luce per prendere ancora più esperienza. Anche se tecnicamente non ci serve, però dai, mettiamocelo. Nel frattempo possiamo comunque tenerci questi, che ci danno davvero tanto tanto danno in più. E possiamo salire. Ecco, proprio quello che non volevo fare. Pensavo di avere ancora l'arco, quindi rimettiamoci l'arco. Ok. E ci siamo. Sentite anche che bella musica, quanto la adoro. Una palla di sabbia. Il territorio di caccia. Ok. Anche qui c'è dell'altra sabbia. Ok. Dobbiamo fare piano, non dobbiamo far rumore. Ah. Scenograficamente bellissimo. Via. Questa è la stessa meccanica che c'era nel primo Ori, quando dovevamo sfuggire da Kuro, nascondendoci nei ripari dello scenario. Però ovviamente molto più bella a livello scenografico. Lì ora vi chiederete dove ci possiamo nascondere. È una cosa non particolarmente intuitiva, però qui dietro. Anche qui c'è una copertura. Bonk. D'ora bisogna essere veloci. Fatto. Possiamo salvare. E come potete anche notare dallo scenario, siamo arrivati nei deserti ventosi. Vediamo la mappa. Eccoci qua. Abbiamo superato questa zona, i territori di caccia, che come vedete però nasconde anche qualcos'altro. Qui, qui, qui. Sono delle vie che per ora però ci sono precluse perché lì c'è Stridula, non possiamo esplorare. Se noi tornassimo lì, ci sarebbe comunque ancora lei. Cioè, lei è lì effettivamente ora. Quindi non possiamo effettivamente andarci. Qui c'è dell'altra sabbia. Per ora non possiamo fare nulla con la sabbia. E anche se questo episodio può risultare un po' corto, preferisco fermarlo qui. Perché comunque abbiamo fatto questa parte, abbiamo fatto il tempio del combattimento, finito di esplorare il Bosco Silente, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Nel prossimo episodio affronteremo, diviso in due parti, come al solito, la zona dei deserti ventosi, quelle saranno probabilmente un po' più lunghe come parti, come video, perché i deserti ventosi sono parecchio grandi come area e ci sarà parecchio da esplorare. Detto ciò, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere. E Ori, guardalo qua come saltella in giro, tutto fiero. È tutto. Zon zon, e al prossimo video. Ciao ciao!